notte prima degli esami. Allora ragazzi, com'è andata? Ma spero bene. Spero bene, dai, non è stato poi così traumatico come si crede. Le tracce come vi sono sembrate? Le tracce interessanti, quella che ho scelto io particolarmente parlava del senso del confine, dell'etimologia e i confini simbolici, quindi era anche molto, molto attuale come traccia. Siete i primi a essere usciti fuori, idee chiare oppure insomma tempi veloci? Idee chiare perché era forse più la tensione per l'esordio all'esame. Alla fine il tema, diciamo la parte più facile se vogliamo, poi avremo matematica domani e non penso che saremo i primi. Che tema hai scelto? Io socio-economico, parlava del PIL, erano tutti molto attuali comunque come tematiche. Che tema hai fatto? Ho fatto il saggio breve, ambito storico-politico, quindi tipologia B, sull'importanza del paesaggio. Come mai hai scelto questo tema? Più che altro perché è quello che mi ha attirato di più. Poi trovo che il paesaggio effettivamente abbia una sua importanza anche all'interno della società, proprio come testimonianza di qualcosa, del passaggio dell'uomo e dell'evoluzione della società. Io ho scelto socio-economico, quindi il rapporto che c'è tra crescita economica e crescita individuale, sociale, comunque benessere generale di uno Stato, e devo dire che tra le tracce, cioè rispetto magari agli altri anni o comunque alle prove che abbiamo fatto in classe, c'erano meno documenti e quindi ti lasciava, diciamo, più spazio, cioè eri un po' più libero di esporre come volevi. Prova difficile o impegnativa, come la definiresti? Normale, diciamo, come le altre prove, soltanto che appunto era più libera, quindi avevi più possibilità di esprimere quello che volevi dire senza tenerti a troppe tracce diverse magari. Domani c'è un'altra prova impegnativa, insomma, adesso archiviato l'italiano. Oggi si studia. Si studia. Sì. E cosa farai? Hai già pensato cosa farai dopo? Prossimo anno vado a fare biologia a Urbino, per poi fare criminologia, provare a entrare nei RIS di Parma. Il tema l'hai sviluppato come? Sono partita dal fatto del paesaggio, perché parlava del paesaggio, e ho sviluppato il fatto che si sta industrializzando anche il paesaggio, che come per esempio con i pannelli solari così, e poi ho detto che comunque il paesaggio è un bene importante. Tu che traccia hai scelto? Quella artistica letteraria. Come hai sviluppato l'argomento? Allora, parlavo del rapporto padre-figlio nel corso del Novecento e ho collegato gli argomenti studiati, l'italiano. Perché hai scelto questa traccia rispetto alle altre? Ho scelto questa perché le mie conoscenze in italiano erano buone, sapevo di che parlare, idee chiare, buttato giù, finito anche abbastanza presto. Com'è andata allora? È andata abbastanza bene, credo. Non troppo male. Diciamo meglio feriti che morti. Che tema hai scelto? Ho scelto quello storico-politico, ho parlato un po' del paesaggio italico e è andato dai, non è andato. Pensavo peggio alla fine. Le tracce come ti sono sembrate in generale? Le ho lette tutte, ci ho messo un po' per leggerle tutte. Alcune non fattibili, altre come quella che ho scelto fattibile. Siamo andati abbastanza bene. Domani, seconda prova, domani impegnativo. Domani molto impegnativo, infatti adesso tocca andare a casa e fare abbastanza esercizi, se no speriamo di copiare. No, scherzo, non è vero.